Temptation Island chiude prima. Dopo una serie di puntate che hanno fatto il record di ascolti, il viaggio nei sentimenti non durerà quanto promesso. Anche nella prossima puntata ci sarà infatti un falò anticipato, così come è avvenuto nelle puntate precedenti. È proprio questo che ha causato una chiusura anticipata del programma, che invece di 21 giorni di registrazione ne ha richiesti solo 10. Ebbene sì, quest'anno i ragazzi hanno fatto tutto in 10 giorni. Per questo motivo il programma chiuderà i battenti a luglio e non ad agosto, come suo solito. Ovviamente i telespettatori non hanno preso bene la chiusura anticipata di una trasmissione di tale successo. Ogni settimana infatti sono i milioni che si sintonizzano su Canale 5, anche perché Filippo Biciglia termina puntualmente la puntata rimandando a degli interrogativi che si scioglieranno solamente la settimana dopo. Ma niente paura, quest'anno Temptation tornerà anche con una versione invernale, quindi non ci resta che attendere.